Ciao a tutti! Oggi prepareremo le ciabatte con pomodoro e mozzarella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 3 ore di riposo. Gli ingredienti sono farina di semola di grano duro, farina di tipo 0, acqua, lievito di birra fresco, sale, zucchero, pomodori rossi, mozzarella, olio, origano, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la semola, la farina di tipo 0 e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto dal forno, adesso lo andremo a dividere in 4 parti uguali. Stendere ogni parte con il mattarello formando una ciabatta. Posizionarla su una teglia rivestita con carta da forno e stendere il resto dell'impasto. Fare lievitare in forno spento per almeno 1 ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso le ciabatte dal forno, adesso le andremo a farcire. Mettiamo le fette di mozzarella. Il pomodoro. Condire con sale. Il pepe. L'origano. Irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15-20 minuti circa. Le ciabatte sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. Ciabatte con pomodoro e mozzarella. Grazie e alla prossima ricetta!